Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, oggi vi parlerò di quali possono essere gli scenari per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese sulla scorta di quelle che sono state le mie ricerche in questi anni in diversi settori. Allora, il digitale aumenta sicuramente la complessità di competizione su qualità, efficienza, velocità nell'innovazione di prodotto e richiede per le piccole e medie imprese piemontesi, ma anche quelle italiane, naturalmente una più stretta e complessa integrazione nelle catene di fornitura globali orchestrate da determinati leader di filiera. L'Internet of Things, il cloud computing, le soluzioni di data analytics permettono fondamentalmente di raccogliere più dati sui processi produttivi, potenzialmente anche sulla singola battuta di una pressa in un processo di stampaggio. Questo vuol dire maggiore granularità nel controllo dei processi di produzione. E questi dati, uniti a capacità di analizzare questi dati e anche a software che possono simulare l'andamento dei processi, porta ovviamente a un contesto che oggi si chiama più data driven, dove quindi le decisioni possono essere caratterizzate, le decisioni operative, da un maggiore grado di controllo sui processi, da maggiori ragionamenti basati sui dati, semplicemente sull'esperienza o su elementi astratti. Questo vale chiaramente per i settori manifatturieri, ma anche per la logistica, per i trasporti, per la poligrafia e la stampa, settori dove fondamentalmente, soprattutto in Piemonte, registra una elevata presenza di piccole e medie imprese. Vi è da dire se due parole sulla tecnologia. Rispetto alle ondate tecnologiche precedenti, questa tecnologie digitali di cui stiamo parlando sono sicuramente più modularizzabili e possono essere utilizzate in modo quasi plug and play nelle imprese. E anche il cloud computing rende l'investimento necessario per poterle utilizzare molto più abbordabile per una piccola e media impresa. In altre parole, possiamo affittare o utilizzare algoritmi open source di machine learning che possono essere facilmente adattati a diversi contesti operativi. Anche il costo di sensori di sistemi tipo Arduino, Raspberry, destinati a raccogliere e organizzare i dati raccolti dai sensori, sono costi relativamente molto bassi, così come la programmazione informatica di questi dispositivi è molto semplice. Questo cosa vuol dire? C'è molto spazio per piccole automazioni frugali che possono migliorare di molto la qualità e l'efficienza dei processi operativi delle piccole e medie imprese senza che sia necessario un investimento in grandi infrastrutture. Da questo punto di vista, Industria 4.0 è, diciamo, un paradigma di innovazione molto più democratico ed accessibile alle piccole e medie imprese rispetto a quelle che sono state in passato l'automazione in fabbrica o l'introduzione di sistemi informativi di natura integrata. È chiaro che però per fare in modo che queste automazioni frugali accadano occorre potenziare il sistema dei Digital Innovation Hub o dei Competence Center e fare in modo che in un certo senso queste realtà avvicinino queste aziende, le piccole e medie imprese, alle logiche un po' tecnologiche e applicative di queste appunto tecnologie. Però questo è solo un pezzo. Altri pezzi importanti serve che in un certo senso queste tecnologie che sono in grado di raccogliere più dati e organizzarli vengano integrati su quei sistemi informativi, gestionali, figli dell'ondata di innovazione nel digitale degli anni 90 e 2000 e anche serve che in un certo senso queste tecnologie vengano utilizzati insieme a sistemi di produzione snella, il lean management, su cui il nostro paese sconta abbastanza un ritardo. Il lean management diventa poi la lente di strumenti gestionali che aiuta in un certo senso a leggere tutte queste statistiche, questi dati prodotti generati dai sensori. Questo apre la via a un'ulteriore considerazione.
C'è bisogno di molta più formazione per il reskilling di tecnici operativi nelle piccole e medie imprese. Il piano nazionale Industria 4.0, l'ultimo, dava incentivi in questa direzione. Le università, in un certo senso, devono essere integrate in questo sistema di formazione che prevede i Competence Center e i Digital Innovation Hub. Infine, il rafforzamento del capitale umano deve prevedere anche azioni di orientamento verso la formazione degli istituti tecnici e di integrazione di queste realtà scolastiche con le esigenze formative di ricerca delle piccole e medie imprese. Occorre prevedere stage, laboratori, challenge didattiche che coinvolgono istituti tecnici e piccole e medie imprese. Vale in un certo senso lo stesso discorso per l'università, quindi queste tecnologie richiedono poi la presenza di ingegneri nelle piccole e medie imprese, se non anche laureati in scienze matematiche o in fisica. È chiaro che questo richiede che le piccole e medie imprese divengano più attrattive verso queste figure e questo ha delle implicazioni notevoli su come le risorse umane vengono gestite e sviluppate il loro potenziale nelle piccole e medie imprese. Occorre più attenzione a sistemi di remunerazione variabile e un'apertura della governance anche a manager esterni, considerato che stiamo parlando molto spesso di piccole e medie imprese in Piemonte, in Italia, a forte conduzione familiare. Due parole per concludere invece su quello che è il ruolo della digitalizzazione in settore dei servizi come turismo, retail, software, servizi ICT e cultura, che fondamentalmente nell'area metropolitana di Torino hanno comunque una forte incidenza sul PIL locale. È chiaro che qua il tema è anche quello del posizionamento, della differenziazione su piattaforme ed ecosistemi digitali. Il rischio che si registra è che più spesa per ICT, per software, poi non voglia dire che il valore economico venga catturato da queste imprese. E il settore degli hotel con le online travel agency e TripAdvisor è un caso su cui riflettere in un certo senso, dove infatti il valore viene catturato dalle piattaforme. Quindi, più in generale, piattaforme come Google, Amazon, Microsoft, secondo la mia opinione, diventano dei competitor, quindi attori con cui le piccole e medie imprese devono imparare a collaborare per capire nuovi paradigmi di servizio, ma devono in un certo senso poi provare a ricavarsi uno spazio in questo ecosistema per essere più autonomi e incisive per la creazione e la cattura di valore. Quindi in questo caso, anche in questo caso, le implicazioni di natura operativa e di natura strategica sono molteplici.